giornale radio della Puglia. Sarà cineschi abbassati, aziende chiuse, commercianti e imprenditori di Andria in sciopero contro il caro bollette. Rischiamo di chiudere, dicono. Buongiorno, da Teresa Fabbricatore, benvenuti ascoltatrici e ascoltatori all'appuntamento con Informazione Radio della TGR Puglia. A curare la regia tecnica di questa seconda edizione, Leonardo Grasso. Non si fermano le proteste per l'aumento del costo della vita, dell'energia. Restano abbassate le serrande degli esercizi commerciali ad Andria, sciopero di negozianti e imprenditori. Io ho chiuso 2 settimane fa, proprio perché non sono disposto a sottostare questo ricatto delle lobby energetiche del governo centrale. Dopo il Covid, questa ammazzata non ci volevano i commercianti, siamo proprio disperati. Commercianti, ambulanti, ristoratori e cittadini esasperati dal caro bollette che scendono in strada ad Andria per chiedere aiuto alla politica. Savino Montaruli dell'associazione Io Ci Sono. Oggi ancora e di nuovo in piazza Andria perché non arrivano le risposte attese, non arrivano le risposte dalla politica, non arrivano le risposte dalle istituzioni. Un corteo pacifico a meno di una settimana dal sit-in che sempre in questa città ha portato in piazza 500 persone. E questo è un bagno di sangue. Molte attività purtroppo andranno a chiudere. Alzarsi la mattina, andare a lavorare, prendere i soldi da casa per mettere in attività, questo è vergognoso. Gli aumenti degli ultimi mesi hanno messo in ginocchio un intero paese con imprenditori che combattono per non licenziare. Si rischia di buttare fuori personale e addirittura arrivare alla chiusura anche presto, nei prossimi mesi. A sostenere i manifestanti anche chi non è direttamente colpito dai rincari. Io ho la tariffa bloccata, sono uno di quei fortunati che sono stati graziati da questi aumenti, però non bisogna voltarsi dall'altra parte, bisogna essere solidali con i colleghi. Sono un pensionato da 5 mesi e sostengo, diciamo, i poveri commercianti perché hanno ragione. Giusy Utano, TGR Puglia.